pari e patta al Rubens Fadini, dove un buon Giulianova non riesce a far valere il fattore campo, pur disputando una buona gara contro il Monte Giorgio, che si è dimostrato, come prevedibile, un osso duro. Finisce così 1-1 con una divisione della posta che non è però da disdegnare. Fra i giallorossi in campo dal primo minuto di Amutene, fra gli ospiti ci sono gli ex giallorossi Ferrante e Mariani. Cielo nuvoloso e terreno allentato per la pioggia della mattinata. In tribuna, fra gli altri, il difensore del Pescara Cristiano Del Grosso, fratello del tecnico giuliese. Si parte agli ordini di Pacella di Roma 2 con le prime battute di gara che vedono le due squadre affrontarsi subito a viso aperto. All'11esimo la prima emozione di marca locale con Fioretti, che scalda le mani al portiere ospite Mercorelli. I padroni di casa per l'occasione in maglia bianca premono, cercando però di non scoprirsi. Al 17esimo si vedono invece gli ospiti con Mariani, che chiama Di Piero alla deviazione in calcio d'angolo. Match equilibrato al Fadini, dove Giulianova e Montegiorgio dimostrano di temersi con le occasioni che arrivano con il contagocce. Al 37esimo però giallorossi vicini al vantaggio, con Fioretti che in area ospite salta anche il portiere Mira all'angolino, trovando però il salvataggio miracoloso sulla linea dell'ex Ferrante. Al 41esimo ancora Fioretti protagonista in area marchigiana. Il giocatore del Giulianova entra in contatto con Lattanzi. Per il direttore di gara capitolino è rigore, con l'attaccante giuliese che calcia dagli 11 metri facendosi respingere il penalty da Mercorelli. Per il bomber giallorosso il secondo errore su 3 rigori calciati. Passa poi qualche secondo e al 43esimo Titone chiama al miracolo Di Piero. Pronti via nella ripresa, al secondo minuto Fazzini pesca in aria Fioretti, che riscatta l'errore del primo tempo segnando il gol del vantaggio del Giulianova. Sembra in discesa la gara dei padroni di casa, che invece subiscono al terzo minuto il pareggio marchigiano con Nasic, che di testa non sbaglia. La squadra di Del Grosso accusa il colpo per qualche minuto, con il contraccolpo psicologico che per poco non favorisce gli ospiti, ancora pericolosi al 16esimo e ancora con Nasic con un tiro di poco fuori misura. La squadra del presidente Bartolini però pian piano torna a crederci, e al 28esimo il neoentrato Vitelli a rendersi pericoloso per il Real Giulianova con un tiro che viene deviato da un difensore marchigiano in calcio d'angolo. Si arriva così nella parte finale del match, quando al 37esimo Bardeccia, da poco entrato in campo, ha una ghiotta occasione per riportare avanti i suoi, ma in area tira centralmente con Mercorelli che para senza problemi. Finisce così 1-1 dopo 3 minuti di recupero, con i padroni di casa che ai punti avrebbero però meritato di conquistare l'intera posta. Federico Del Grosso, un rigore sbagliato, un salvataggio sulla linea, qualche altra buona opportunità. Alla fine è arrivato un punto, però non è un pareggio da buttare questo. No, assolutamente. Comunque il pareggio è un risultato positivo. È chiaro che potevamo vincere, però a volte quando si sbaglia un rigore, quando crei qualche palla gol e non la sfrutti appieno, bisogna anche accontentarsi. Questo non significa che le cose siano andate tutte bene, ci sono stati errori che dobbiamo assolutamente migliorare, però io non rimproverò nulla ai ragazzi, perché hanno fornito una prova di spessore sotto l'aspetto comunque caratteriale, anche se siamo calati al gol del pareggio e purtroppo ci ha un po' tagliato le gambe. Effettivamente lì siamo calati mentalmente, ci siamo un po' abbassati, però ecco, serve migliorarci. Ci sono in campo tanti giovani, quindi dobbiamo lavorare. A me non preoccupa assolutamente questo aspetto, perché so che ho a che fare con ragazzi in gamba che hanno voglia di lavorare e che nel giro di settimane sicuramente miglioreremo sotto quegli aspetti che sono andati poco bene. Avete rischiato di perdere la partita, ma avete anche provato a vincerla 1-1, risultato che forse al tirar delle somme sta un po' più stretto al Giulianova, è d'accordo? No. No, mi scusi, no, perché il primo tempo... Rigore sbagliato, quasi un salvataggio sulla linea. Sì, quello sì, se parliamo di queste cose, ma il salvataggio sulla linea, abbiamo fatto un errore clamoroso. Il rigore, permettetemi, se l'avete rivisto penso di sì, Fioretti va a toccare la gamba di Lattanzi, quindi non l'incontrario, però ci sta anche questo. Però al di là di questo, il secondo tempo penso loro hanno fatto gol e poi non mi ricordo altre occasioni, se no con questi palloni messi lì noi probabilmente abbiamo dato più qualità, abbiamo pareggiato.
ci abbiamo avuto subito un'altra occasione con Titone di testa, abbiamo tirato con Trillini, con Mariani due volte. Penso che a venire Giulianova a giocare così apertamente come noi, non lo so se lo faranno tutti, spero di sì. Però dai, io nel secondo tempo soprattutto mi sono divertito, spero che la gente si sia divertita come me. Quello che ho notato di strano, poi chiederò al mister, che Suriano a Matelica ha tirato un rigore preciso, il portiere da una parte e la palla dall'altra, e probabilmente Giordano si voleva riscattare da quello sbagliato contro Lava Stessi. Però ha rifatto gol all'inizio del secondo tempo, quindi aveva pareggiato quell'errore e quindi il risultato non è determinato da quello. Sarà determinato, insomma, ecco, che dovevamo stare un po' più attenti appena fatto il gol. Presidente, parliamo anche di società, perché nei giorni scorsi c'è stata qualche novità, c'è stato un incontro tra diversi imprenditori che potrebbero avvicinarsi al Giulianova se non entrare in società. Le chiedo se c'è qualche novità, se ci sarà a breve qualche novità. Ma nella cena che c'è stata organizzata dal sindaco, gli imprenditori che erano presenti hanno tutti aderito a contribuire, insomma, ad aiutare la società. Per il momento non sono persone che vogliono entrare in società, però sono dei imprenditori molto importanti che hanno tutti dato l'assenso a darmi una mano e a cercare di creare sempre una società forte economicamente che possa, insomma, fare dei campionati sempre più importanti. Questo è una cosa fondamentale, secondo me, perché un sindaco che ti aiuta e fa sì che gli imprenditori della città si avvicinino alla squadra è la cosa più importante.